Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, ragazzi. Buongiorno, buona domenica a tutti quanti voi. Vabbè, oggi ci facciamo delle polpette al sugo con delle tagliatelle. Queste qua agli spinaci, quindi facciamo queste belle tagliatelle qua, queste qua verdi. E niente ragazzi, facciamo con queste polpette le faremo senza uova praticamente, quindi l'occorrente che ci serve 400 g di macinato misto di maiale, di vitello, quello che vi piace a voi, del parmigiano, un po' di prezzemolo tritato, pan grattato, sale e pepe e niente più. Quindi poi per la salsa ci occorre una passata di pomodoro, questa qua, voi quella che tenete, in Italia avete altre marche, altre cose. Io prendo questa marca qua, che devo dire la verità, ragazzi, è buonissimo, quindi fa un sugo eccezionale, quindi saporitissimo. Ragazzi, allora, primo passaggio che andremo a fare, ci andiamo a preparare le nostre polpette. E nel frattempo andiamo a preparare il nostro sugo. L'acqua per la pasta già l'ho messa, quindi è una ricetta veloce, una ricetta espressa, quindi. E la faremo leggera queste polpettine, senza appesantire. Il bello è che serviremo tutti insieme, ovvero le tagliatelle con 3-4 polpettine a testa sopra, quindi al posto del ragù le facciamo in polpette. Quindi ragazzi, il tempo che ci impastiamo appunto le nostre polpette, qui in una ciotolina mettiamo il formaggio, mettiamo il prezzemolo, il sale, il pepe, il pan grattato, faremo delle polpettine, delle palline, e appena il nostro sugo sarà quasi a tre quarti di cottura le andremo ad adagiare dentro. Quindi ragazzi, come lo facciamo il sugo? Lo facciamo semplicemente con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, sale, un po' di pomodoro e, se vi piace, un po' di piccante lo aggiungete. Quindi ora ci facciamo questi due passaggi qua, nel frattempo che la salsa inizia a prendere cottura, così ci avanziamo anche le polpette. Quindi ora vi faccio vedere l'impasto delle polpette pronte. Quindi ragazzi, pochi minuti e ci vediamo. Allora ragazzi, il nostro sugo ce lo stiamo facendo in questo modo qua. L'abbiamo fatto, abbiamo aggiunto la cipolla, abbiamo aggiunto l'aglio, abbiamo aggiunto l'olio, il sale, un po' di pepe, quindi abbiamo aggiunto la nostra salsa, ora sta iniziando a cuocere e ora ci occupiamo delle nostre polpettine. Ecco qua ragazzi, la salsa sta quasi a punto di cottura, vedete come sta iniziando a bollire per bene. Le nostre polpette ce le abbiamo preparate, le nostre mini polpettine, ora le andiamo ad aggiungere nella salsa. L'acqua sta quasi in ebollizione, quindi le tagliatelle abbiamo 5-7 minuti di cottura, quindi ragazzi, ora le andremo a fare. Quindi ora vi faccio vedere l'inserimento delle nostre polpettine nel sugo. Ecco qua ragazzi, le polpettine le abbiamo inserite a fuoco bassissimo, quindi a minimo, e le facciamo cuocere per 10-12 minuti. Quindi nel frattempo che l'acqua inizia a bollire, la saliamo e adagiamo le nostre tagliatelle verdi dentro. Quindi nel frattempo ci andiamo a preparare la tavola. Quindi ragazzi, rimanete con me, quindi, che la ricetta continua. Quindi ragazzi, a più tardi. E voilà ragazzi, ci siamo apparecchiati anche la tavola, quindi pochi minuti, quindi ragazzi, ora ritorniamo in cucina e ci prepariamo per le nostre tagliatelle. Quindi ragazzi, a più tardi, ci vediamo di là. Ragazzi, rigiratele ogni tanto le polpette in modo tale che non si attaccano con il fondo, quindi vedete? In modo tale, con la vostra forchettina di legno fate questa operazione qua, in modo tale che le polpette non si attaccano con il fondo. E mi raccomando, la temperatura della cucina sempre a minimo. Quindi ragazzi, allora l'acqua bolle, ora ci buttiamo le nostre tagliatelline, i nostri nidi. Quindi ragazzi, fate questa operazione, buttate tutte le tagliatelle dentro e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, le tagliatelle le abbiamo buttate, vedete, in questo modo qua. Queste qua, l'uovo alle spinaci,
E la salsa sta continuando, quindi ragazzi, appena le tagliatelle sono pronte, un minuto prima noi ci andremo a togliere le nostre polpettine, le metteremo in un piatto che già ci abbiamo preparato qua, e poi andremo a unire la nostra salsa alle nostre tagliatelle. Ragazzi, nel frattempo, se voi tenete un po' di provola, un po' di mozzarella, potete tagliare un po' e lo miscelate all'interno. Quindi ora io mi andrò a tagliare un po' di mozzarella, quella là secca, quella là per la pizza. E l'andrò ad aggiungere dopo nel nostro sugo con le tagliatelle. Quindi, ragazzi, a più tardi. Ragazzi, allora ci siamo tagliati pure un po' di mozzarellina, questa qua, cubettini. Quindi, dopo lo andiamo a mettere nella nostra salsa. Quindi, ragazzi, pochi minuti, siamo quasi a buon punto. Quindi, fra un paio di minuti ci andiamo a togliere le nostre polpettine dal sugo e andremo a controllare la cottura delle nostre tagliatelle. Ragazzi, abbiamo scolato, abbiamo miscelato la nostra salsa con la nostra mozzarella, quindi ora andiamo a comporre il piatto. E sopra ogni fettuccina metteremo 5-6 polpettine e il piatto sarà pronto. Quindi. Ragazzi, il piatto è finito, quindi eccoci qua, le nostre tagliatelle con le polpette. Quindi, ragazzi, buon appetito a tutti e che dire, ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre in cucina. Quindi, ciao e buona domenica!